Siamo nelle campagne della piccola cittadina di Cambridge, in Canada. Il soffio della vita, mare rotondo, sotto lo stesso sole, il mare dell'anima, sono titoli che Carina Francioso ha voluto dare in lingua italiana alle sue tele. Ritrarre il mare, un ambiente che racchiude in sé mille emozioni e che evoca ricordi e aspettative, è un'abilità che la contraddistingue e le ha portato premi, mostre e riconoscimenti a livello internazionale. Ho sempre avuto questo rapporto con l'acqua, con il mare, e ovunque andassi nel mondo cerco sempre di andare dove c'è l'acqua. Mi porta un po' di serenità, come per tutti, no? Credo. Dove ci troviamo esattamente? Questo è il mare nel Salento, il mare Ionio. C'era questa luce immensa che scendeva sul mare. Qui da questo lato vedi la schiuma dove l'acqua è toccata la terra, e qui da questo lato vedi la luce dal sole, e si incontrano come due triangoli nel mezzo, e mi ha fatto pensare proprio alla creazione di Adamo, di Michelangelo. Queste sarebbero le due dita? Sì, le due dita che si incontrano qui, sì. C'è un piccolo messaggio qui dove c'è scritto Life lies beneath the waves, che sarebbe la vita si trova sotto le onde. Raccontami di questa tecnica, sembra una foto, sembra una bellissima foto. Grazie. No, mi interessano i dettagli, sono sempre stata interessata ai dettagli e quindi passo molto tempo con i miei quadri. A volte, questo ci ho messo un anno per completarlo. E la serenità la trovi anche in questo quadro? Sì, anche in questo. Che si abbina la serenità alla sensualità. Parla della mia connessione che ho con l'acqua, ma anche la connessione tra l'acqua e la femminilità. C'è la forza, c'è la serenità, c'è la pace. Cerco di trasmettere quella bellezza nel mio lavoro. Ok, stiamo andando sopra. Ti mostro lo studio dove lavoro, dove dipingo. Ci sono anche più quadri qui. Complimenti. Ah, questo è il tuo ultimo lavoro? Questo è il mio ultimo lavoro, sì. Questo è un mare più d'oro, diciamo. È molto particolare vedere la produzione di un mare che sta nascendo qui, che tu dovresti avere ispirazione guardando la finestra, ma guardando la finestra c'è un tutt'altro panorama. Cosa abbiamo qui? È tutta natura qui. Abbiamo i cervi, abbiamo i volpi e abbiamo i coyoti. Vabbè, insomma, molto diverso dai pesci del Mar Mediterraneo che vedi in Salento. La pittura mi ha sempre richiamato. Mia mamma era scultrice, mio nonno disegnava i mobili, suo padre anche scultore e mia zia era pittrice. A 16 anni un viaggio in Italia, il primo di una lunga serie per andare a trovare i nonni vicino Gallipoli, le apre un mondo. Io avevo sempre questa voglia di andare in Italia e dicevo sempre a mio padre portami in Italia perché volevo conoscere le mie radici. E finalmente lui mi ha portata e mi sono innamorata subito del paese. C'era anche mia nonna lì, quindi era un viaggio molto emozionante perché mio padre non la vedeva da 10 anni forse, io non la conoscevo molto bene. E poi subito quando sono tornata in Canada sono andata all'università per studiare delle arti e la lingua e la cultura italiana. L'Italia continua a ispirarmi perché ovunque vai c'è sempre bellezza, no? Quindi mi sono legata, diciamo, con le mie radici. Sarà sempre una grande parte di me.